Sì al rifinanziamento del credito d'imposta per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali riciclati, ma anche al rinnovo del programma Mangia Plastica e al finanziamento degli interventi in materia di gestione delle acque reflue negli agglomerati oggetto di infrazione europea. Dopo l'assenza registrata nelle prime bozze circolate online nei giorni scorsi, l'ambiente entra nel disegno di legge di bilancio con un apposito capitolo in 5 articoli. Via libera al rifinanziamento del credito d'imposta istituito con la legge 145 del 30 dicembre 2018 per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dal riciclo delle raccolte differenziate della plastica, carta, alluminio e vetro o di imballaggi biodegradabili e compostabili. Ben 566 le istanze inoltrate dalle imprese in risposta all'avviso lanciato lo scorso 21 febbraio dal Ministero dell'Ambiente, con una domanda pari a circa 4 volte le risorse disponibili, che ha reso necessario lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura delle richieste. La misura è rinnovata per ciascuno degli anni 2023-2024 con un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate e fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro l'anno per gli anni 2024-2025. Un rifinanziamento che allinea almeno in parte la legge di bilancio al cronoprogramma della Strategia Nazionale per l'Economia Circolare, che prevede il rinnovo entro la fine del 2022 delle due linee di credito d'imposta per i prodotti riciclati, attivata a ottobre del 2021 ma non rifinanziata, e per i materiali di recupero, rifinanziata invece con il DDL bilancio, nel quale si stima un effetto leva capace di tradursi nell'acquisto di prodotti per circa 33 milioni di euro. Sempre in tema di rifinanziamento, il DDL bilancio rinnova il cosiddetto programma sperimentale Mangia Plastica con una dotazione di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2023 ed 8 milioni per il 2024 da destinare all'acquisto e installazione da parte dei comuni di ecocompattatori per la raccolta selettiva delle bottiglie per bevande in PET. Nuove risorse anche per il completamento degli interventi sul ciclo di raccolta e trattamento delle acque reflue in Sicilia, Campania e Calabria, ovvero le regioni che contano il maggior numero di agglomerati urbani nell'ambito delle 4 procedure di infrazione aperte dall'UE, una delle quali costata fin qui all'Italia circa 100 milioni di euro in sanzioni. Al commissario straordinario Maurizio Giugni, che nelle scorse settimane aveva evidenziato una criticità finanziaria di circa 350 milioni di euro legata al completamento di 99 interventi dei quali è soggetto attuatore, il DDL bilancio destina quindi la somma di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni nel 2024, 30 milioni nel 2025 e 50 nel 2026. Al capitolo ambiente, il DDL bilancio istituisce poi il fondo contro il consumo di suolo con uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2023, 20 milioni per il 2024, 30 milioni per il 2025, 50 milioni per il 2026 e il 2027. Da ultimo, la manovra finanzia con 6 milioni di euro per gli anni 2023-2024 la realizzazione del nuovo polo laboratoriale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.